Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiamo più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu? Buonasera, questa sera parliamo con uno dei candidati, degli 8 candidati alla sindacatura del comune di Mazara del Vallo e precisamente con il dottore Pino Bianco, che è candidato per il Partito Democratico ma anche appoggiato dall'UDC. Infatti con lui c'è la consigliera comunale del comune di Mazara del Vallo che si ricandida al consiglio comunale ed è Valeria Alestra. Io prima di sentire il candidato vorrei capire che cosa è stato fatto, perché a tutti chiediamo la stessa domanda, perché così ognuno ha il diritto, l'opportunità di poter dire quello che pensa sul consiglio comunale, sull'amministrazione uscente, e voi potete farvi meglio le vostre idee, perché sentendo il parere di molti alla fine si fa un sunto e si dice quali sono state le maggiori critiche sempre sulla stessa cosa, e allora vuol dire che quella cosa sicuramente è vera. Più o meno funziona così, insomma, quando uno vuole scoprire la verità. Allora, dottoressa Alestra, lei è consigliera e che cosa ha vissuto di questo consiglio? Qual è stato il rapporto con il consiglio, ma anche con il sindaco, l'amministrazione tutta? Sì, buonasera intanto. Beh, io diciamo che ho vissuto positivamente la mia esperienza in questi 5 anni per quello che riguarda i rapporti con il Consiglio Comunale, con gli altri consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, con i quali devo dire c'è stato in tutti i momenti un rapporto civile basato sul... Certo, sulle diverse posizioni politiche, ma sempre molto, molto leale e devo dire sempre nei limiti della civiltà. La stessa cosa io non posso dire per quello che riguarda il rapporto con l'amministrazione, in particolare con il primo cittadino, perché io voglio ricordare a tutti che all'inizio della consigliatura il mio partito ha anche, pur non avendo sposato il progetto Cristaldi, per un certo periodo anche stato deciso a livello provinciale, quindi in consiglio comunale abbiamo appoggiato questa amministrazione, però questa è stata una collaborazione molto limitata nel tempo, anche perché non è facile dialogare con questo sindaco. Il sindaco Cristaldi è persona, diciamo, poco incline proprio al dialogo, alla discussione, poco aperto ad ascoltare quello che gli altri hanno da proporre. In ogni caso, una valutazione a distanza di 5 anni sicuramente la possiamo fare, quindi in un arco di tempo ormai sufficientemente lungo. Possiamo sicuramente dire che Mazara non è stata rivoltata come un calzino, come amava dire all'inizio della sua consigliatura il sindaco Cristaldi. Anzi, Mazara ha perso molte di quelle cose che aveva nel momento in cui si è insediata l'amministrazione Cristaldi. Mazara 5 anni fa aveva un collegamento con Pantelleria, Mazara aveva un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, Mazara aveva un ufficio del giudice di pace.
pace, Mazara aveva un ospedale, Mazara non ha più niente di tutto questo e sicuramente noi non possiamo attribuire meriti a questa amministrazione perché ha impoverito la nostra città di cose anche importanti. Tra l'altro, per quello che riguarda proprio il problema sanità, il problema dell'ospedale, io voglio ricordare a tutti che poche volte abbiamo visto il nostro sindaco accanto ai cittadini, accanto ai consiglieri comunali che hanno tentato di difendere la nostra struttura fino alla fine, sebbene siamo d'accordo, c'è un finanziamento che ha visto che vuole la ristrutturazione del nosocomio, però è stato gestito in maniera veramente triste e con, ripeto, quasi mai, anzi mai, noi abbiamo avuto accanto a noi il nostro sindaco e questo certamente non può essere, non può andare a merito del sindaco Cristaldi. Quindi questo è quello che emerge, per quello che è il mio punto di vista, dopo 5 anni di questa amministrazione. Ecco quindi l'esigenza e la voglia, insieme ad altri consiglieri comunali, di cercare una figura che possa rappresentare tutti quanti e che possa essere a sostegno di questa città in maniera completamente diversa da come è stato fatto negli ultimi 5 anni, perché non dobbiamo dimenticare che noi ci siamo illusi 5 anni fa che a capo dell'amministrazione ci fosse un uomo politico di grande esperienza e con la possibilità di ottenere tante cose per Mazara. Invece tutto questo non si è verificato, non dobbiamo dimenticare che per 2 anni e mezzo il sindaco è stato anche deputato nazionale e quindi da questa posizione ci si aspettava e i cittadini credevano di avere tanto per la nostra città e così non è stato. E allora non ci serve un sindaco super, non ci serve il politico che chissà a quali fonti può attingere questo o quello, che alza il telefono e risolve problemi. Ci serve un uomo, una persona per bene, una persona normale, disponibile al dialogo soprattutto, che sappia ascoltare e sappia anche cambiare opinione laddove è necessario, perché non bisogna mai arroccarsi sulle proprie posizioni, bisogna anche avere l'apertura mentale di ascoltare quello che dicono gli altri, quelle che sono le esigenze degli altri e eventualmente, ripeto, cambiare anche i propri atteggiamenti e la propria posizione. E da questo quindi nasce la candidatura di Pino Bianco, che quindi, io questo ci tengo a dirlo e credo che questo sia un passaggio importante, non è un'autocandidatura, questa è una candidatura voluta da alcuni consiglieri comunali inizialmente. Perché sottolinea non è un'autocandidatura? Chi lo sostiene? No, perché ripeto, in altri casi invece per altri candidati è così. Ecco, e questo diciamo che non è, ripeto, un passaggio di poco conto, perché una cosa è dire io sono il candidato sindaco, chi vuole viene mi segue. Altra cosa invece è che il candidato sindaco viene individuato da un insieme di persone, persone che fanno, sì, che hanno fatto politica, ma anche tanti altri cittadini comuni che hanno proprio visto in questa, nella figura, nella persona di Pino Bianco, veramente una persona rappresentativa, capace quindi di, in cui ci si può riconoscere. E quindi ecco, questo ritengo che non sia indifferente questo percorso. Quindi non è lui che si propone ai cittadini mazaresi, ma è stato cercato, è stata richiesta, ecco, questa candidatura, è stato individuato in lui la persona che possa degnamente rappresentare questa città. Quindi l'UDC compattamente porta come candidato Pino Bianco
E quindi lui si può valere, oltre che dei voti di tutte le persone della sinistra, del Partito Democratico, quelli dell'UDC e di tutta la gente libera che potrà dare il voto liberamente. Lei pensa che in questa campagna elettorale la libertà avrà un senso, oppure ci sarà qualcuno che tenterà, come succede spesso, di trovare scamotaggio per estorcere la volontà e ottenere un consenso non libero? Guardi, che il consenso possa essere libero e che il voto sia veramente, realmente democratico nel senso vero del termine, questo ce lo augureremmo tutti. Certo, non sempre questo succede e purtroppo è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Spesso il voto viene estorto dietro promesse più o meno affascinanti e che poi effettivamente possono incidere sul risultato elettorale. Affascinanti ma mendaci. Sicuramente mendaci, nella maggior parte dei casi mendaci, anche perché è chiaro che questo diventa poi anche reato. Io vorrei sottolineare però il fatto che il voto al sindaco con la nuova legge elettorale va espressamente indicato, cioè mentre 5 anni fa votare per un consigliere comunale era un trascinamento, perfetto, sì, il voto andava automaticamente, se non veniva espresso andava automaticamente al sindaco collegato alla coalizione, adesso invece in ogni caso il voto al sindaco va quindi espresso. Essendo distinto, lei pensa che sarà più semplice che il cittadino che vota per un amico, un parente, come purtroppo spesso accade che si vota al consiglio comunale soltanto perché quello è amico e parente, non preferendo un altro che non è amico e parente, magari più preparato, più capace, quindi anche poi con la possibilità di ottenere più risultati per la città, e finisce per dare il voto a quello, ma dice sì, vabbè, a te te lo do, ma il sindaco me lo scelgo io. Il sindaco va scelto in questa competizione elettorale e questo penso che sia, cioè viene meno l'effetto trascinamento e questo ritengo che sia un vantaggio per una persona che può stimolare, può in fondo sulla quale si può convogliare il voto di opinione, perché credo che Pino Bianco sia veramente in questo senso sia un uomo libero, un uomo che sceglie o che ha scelto di accettare l'invito alla candidatura non rincorrendo certamente dei tornacontismi personali, perché non ne ha. Forse. No, soprattutto mantenendo fede, rimanendo sempre nella stessa posizione anche politica. Sì, certo. Che questo oggi come oggi è un valore aggiunto, perché noi abbiamo perso il significato della coerenza, però la coerenza ha una sostanza che non è mantenere sempre le stesse opinioni, perché è da cretini, le opinioni possono modificarsi perché le cose si modificano, le persone cambiano e quindi cambiano anche le opinioni. Però mantenere dei valori che sono sempre gli stessi è tutta un'altra storia. Eh sì, e io in questo senso posso dire di avere la stessa storia politica, nel senso che io mi sono candidata 5 anni fa nell'UDC, torno a candidarmi in questo partito nel quale ho mantenuto posizione, quindi da questo punto di vista condivido con Pino Bianco una certa coerenza politica. Che non è poco, anche perché è vero che oggi non sono di moda i partiti politici, però è anche vero che dietro un partito politico c'è una storia, c'è una connotazione precisa, ci sono anche delle garanzie. Talvolta la lista civica può nascondere invece delle cose di cui noi non siamo a conoscenza. Chi vota per Valeria Lestra sa che appartiene a un partito politico che è l'UDC, che può nei confronti del quale può condividere o non condividere le idee, però sa cosa sta votando. Una lista civica magari può avere dei secondi fini. Per carità, non secondi fini, però riservare successivamente altre sorprese. Non è chiara la collocazione di una lista civica, o lo è meno rispetto a quella di un partito politico. E poi non è vero perché non votare i partiti, perché la democrazia si fonda sui partiti e se noi cancelliamo ancora i partiti sì, cancelliamo la democrazia, quindi questo è un concetto che va mantenuto. Bene, allora, candidato sindaco, dottore Pino Bianco,
E la campagna elettorale sta proprio nel suo vivo, nel suo centro, nella parte insomma, principale, e quindi dove voi state ragionando con i cittadini, capendo sia quello che non gli è piaciuto, quello che gli è mancato, quello che avrebbero voluto e quello che vorranno, ma anche spiegando quello che voi volete, che voi vorreste fare, che voi farete qualora foste poi al posto di comando. E, in questo momento, stando in un partito come il Partito Democratico, viene spontaneo anche fare la domanda del tipo le quote rosa, che poi magari chiederò che poi sono anche le quote di genere, cioè un maschio e una femmina con alternanza, così, che come sapete sono state respinte e che quindi non ci saranno, ognuno ha le proprie opinioni, c'è chi dice che va bene, c'è chi dice che va male, ma vi chiamo i nostri ospiti che cosa ne pensano e perché ritengono di pensarla in quella determinata maniera rispetto a questo, perché anche questo fa come si dice, capire il soggetto, che non parla decisamente della città di Mazara del Vallo, ma si capisce anche in che modo propone i suoi valori e magari la giunta con chi, in che modo per esempio la proporrà. Buonasera, buonasera Patrizia. Ma è un concetto già abbastanza complesso, le quote di genere sostanzialmente. Ma io come dire, mi sono espresso a favore delle quote. Nel senso che se la legge elettorale prevede le liste bloccate, cioè dire anche se con piccoli collegi, cosa che io condivido, e quindi alla fine queste liste vengono scelte in base a alcune caratteristiche, e allora io ritengo che visto che vengono scelte si debbano rispettare questa alternanza uomo-donna, quindi questa alternanza di genere. E viceversa, non sono per nessuna forma di garanzia per nessuno dei generi, nella misura in cui il voto è un voto di preferenza, in cui si possa scegliere il voto di preferenza, vedi il Consiglio Comunale. Ecco, nel Consiglio Comunale c'è semplicemente la garanzia che ci sia una rappresentanza di entrambi i generi, ma non c'è nessuna garanzia su chi potrà essere eletto. Quindi sono due meccanismi elettorali completamente diversi, quindi se passava l'una allora sarebbe stato opportuno, ma visto che è stato votato, che è stato accettato il ragionamento sulle liste bloccate, allora io ritengo che è giusto introdurre la quota di genere. Perché? Perché le donne, che scherzosamente dicevamo prima, sanno fare più cose contemporaneamente con rispetto agli uomini, ma insomma è una battuta, hanno tutto il diritto. Vera. È la battuta vera. Io ho quattro donne a casa, quindi se non lo so io chi lo sa. E quindi credo che le donne che rappresentano più del 50% della popolazione possono dare un contributo vero, un contributo di cultura, un contributo di apertura, un contributo di soluzioni, un contributo di vedute di cui questo paese non può fare assolutamente a meno. Per quanto concerne invece oggi, che come sapete alla Camera è passato la questione della legge elettorale, qual è il pensiero? Ma io, che Renzi ce l'ha fatta. Ma Renzi ce l'ha fatta, questo paese ce la fa, insomma. Cioè dire, questo paese quando si mette in discussione, questo paese quando si vede con l'acqua alla gola, questo paese quando Amato fece una finanziaria dei 100 miliardi di euro, dei 100 miliardi, 100 mila miliardi di lire, l'ha fatta. Quando tu fai vedere qual è l'obiettivo, questo è un paese che sa fare sacrifici, che sa capire e che ce la mette tutta. E il fatto è che qualche volta non gli è stato dato questo messaggio al paese. Al paese è stato dato un messaggio di una classe politica un po' arraffoncella, poco chiara, e allora c'era confusione. Oggi invece è necessario fare questo. Secondo me l'Italia lo sta apprezzando e speriamo, ecco, che sia l'inizio, perché non basta certo la riforma elettorale, che può essere la madre di tante riforme, ma è soltanto il primo anello di questa lunga catena che si deve allungare su tantissime riforme, sulla riforma della giustizia fiscale, sulla riforma del lavoro, perché no, nuovamente dovremmo sicuramente mettere mano alle pensioni. Insomma, è un paese che l'Europa ci chiede, ma non perché noi dobbiamo fare quello che dice l'Europa, ecco, perché noi lo sappiamo bene cosa dobbiamo fare, che necessita di una rivoluzione culturale, di una rivoluzione nel fare,
perché soltanto così noi possiamo far sì che questo paese, che ricordiamoci è la sesta, la settima potenza industriale, che in questi ultimi anni sta andando un po' giù, e può riprendere quota e può nuovamente ritornare ad essere l'Italia di un tempo. Per quanto concerne gli assessori, visto che Pino Bianco è favorevole alle quote rosa o alla questione di genere, ci saranno donne e uomini nella stessa parità? Ma Patrizia, tu capisci che io vivo a casa con quattro donne, io le vorrei tutte donne gli assessori. Ora, io non credo che questo me lo permetteranno, ma dico, mi sembrerebbe. Oddio, il sindaco dovrebbe scegliere. No, ma il sindaco sceglierà e le vorrei tutte donne, però ecco, è giusto che dobbiamo proteggere pure questi uomini. Insomma, vedremo di fare, ecco, di fare con alternanza di genere, però proteggendo gli uomini. Insomma, ecco, quindi io sono assolutamente. Dico, 10 anni fa, non per volere tornare indietro, ma sui 5 assessori che avevo io indicato, 3 erano donne, però 10 anni fa. Quindi, insomma, credo di avere dimostrato già da tempo, anche con fatti concreti, qual è la mia considerazione del sesso femminile. Sì, assolutamente. Anche perché mia moglie sta guardando, guarderà la trasmissione, quindi devo stare attento. Da questo punto di vista posso intervenire. Da questo punto di vista credo che attualmente la situazione a Mazara sia alquanto invece anacronistica, squilibrata. Perché sappiamo benissimo che noi abbiamo in giunta una sola donna e tra l'altro neanche diciamo nominata da tantissimo tempo, perché appena 1 anno e mezzo credo che sia stata nominata l'assessore Ferro, quindi veramente anche da questo punto di vista questa amministrazione ha lasciato molto a desiderare, c'è uno squilibrio nella rappresentanza che è veramente triste, devo dire anche nel Consiglio Comunale. La cosa qui assume un aspetto diverso, perché il Consiglio Comunale è un organo elettivo, quindi evidentemente almeno 5 anni fa qualcosa nella scelta da parte degli elettori da questo punto di vista è mancata, perché siamo soltanto 2 donne su 30 consigli comunali, quindi io spero, mi auguro che anche in questo Mazara possa crescere. Ma le donne votano le donne? È quello che mi chiedo anch'io, me lo veramente ho avuto modo proprio di parlarne in pubblico, ho fatto una relazione su questo e ho fatto presente proprio che tra l'altro le elettrici numericamente sono superiori agli elettori, e questo è quello che rende la cosa ancora più strana, più sconcertante. Sì. Che siano 22.000 e 20.000 a Mazara. Sì, 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 io i numeri esatti non li ricordo, però so con certezza che le donne sono numericamente superiori agli uomini, e quindi pure numericamente, no, solo numericamente, perché la superiorità poi che hanno le donne non gli viene riconosciuta, perché ancora non ambiscono nei posti di potere come ce li hanno gli uomini. Sì, ma questa è una strada che sta per finire, lo so, ma sta per finire perché studiano di più le donne, sono più brave. No, ma per esempio piano piano. Per dirne una, facoltà di medicina sono tutte donne. Gli ultimi anni si stanno scrivendo, ma perché non si stanno scrivendo, si sono più brave, passano perché sono più bravi, scostano questi test tra l'altro faragginosi, ci dico, ma mi dovete, mi dovete mortificare come genere maschile, dico attenzione perché poi sai viene fuori con... andiamo. Sono le statistiche che dicono, va bene. E quindi siamo costretti a dire che così spazi a tutti. Per la legge elettorale lei cosa ne pensa? Ma io allora, intanto quantomeno un passo avanti notevole è stato fatto, perché sicuramente almeno questa legge dovrebbe garantire la governabilità al prossimo, al futuro governo, però io personalmente non sono d'accordo sulla mancanza delle preferenze, questa è una mia idea personale, perché potrebbero esserci degli aspetti positivi, vero è? Però non sono d'accordo. Gli aspetti positivi sarebbero quelli che molto spesso i cittadini magari non sanno neanche scegliere, oppure sono indotti a scegliere perché chi ha più soldi si fa più. Sì, ecco, questo potrebbe essere il rischio, diciamo, del voto libero, così tra virgolette. Però secondo me, per me questo è il massimo della democrazia, è il massimo del legame. Ma noi non siamo una democrazia compiuta. Sì, vabbè.
poi andiamo un po' in discorsi che esulano forse dalla nostra conversazione, però vorrei dire che il candidato che deve chiedere i voti ha un legame col territorio che è diverso dal candidato che invece viene scelto dal partito e inserito in una posizione utile all'elezione. Io su questo ho... Ma poi no, è così, deve... Valeria, siamo d'accordo, però grazie ai micro, come dire, collegi, cioè dire, perché oggi quando per esempio in provincia di Trapani noi avremo delle liste bloccate ma con 4 candidati, non più con 40, 30, allora, 30. Quindi con 4 candidati, allora vuol dire che devono essere candidati del territorio, perché soltanto in questa maniera possono pensare di far votare la gente per questa. Quindi è un po' un aggiustamento, ecco, sicuramente sì, è un passo avanti. Però ecco, non volevo oppormi alla tua idea nella maniera più assoluta, dico, sono opinioni e quindi sì, sono sì, tutte infatti, assolutamente. Per me rimane il discorso invece dell'alternanza di genere. Beh, io trovo che è stato triste il voto che è stato dato nel nostro Parlamento. Davvero ritengo offensivo nei confronti delle donne. E io non è che sono per le quote imposte in questo modo, perché ritengo che anche questo sia lesivo nei confronti della dignità delle donne, cioè che questo debba essere imposto per legge. Cioè, secondo me non se ne dovrebbe neanche discutere, dovrebbe essere un fatto normale, naturale. Invece non solo se ne discute, non solo viene posto ai voti e viene pure bocciato. Cioè, è un paese ancora... in alto mare. Bene, allora torniamo a Mazara. Cosa c'è da fare a Mazara? Cosa vuole fare questo candidato a sindaco, probabilmente sindaco? Ma il candidato sindaco vuole innanzitutto ringraziare la città, le persone, come diceva prima Valeria, che mi hanno fatto questa proposta straordinaria, insomma questa avventura meravigliosa. E quindi un ringraziamento innanzitutto per aver dato a me, ma a tutti noi, ecco, questa possibilità. E cosa vuole fare il candidato sindaco? Il candidato sindaco vuole, Valeria ha dato una descrizione della città che credo sia, non la faccio io, la fa lei che ha vissuto in questi anni a Mazara, che è lì sotto gli occhi di tutti. Noi dobbiamo ripartire da lì, dobbiamo invertire, ecco, questa tendenza, dobbiamo capire che innanzitutto e questa città non può andare da sola, non può andare con un sindaco che la pensa in un modo, con un consiglio in un altro, con i cittadini ancora in un altro modo ancora. E tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare insieme. Ecco, il concetto che per me è fondamentale, che d'altra parte fa parte anche della mia vita, della mia cultura, del mio modo, ecco, di lavorare, che tutti insieme noi avvieremo, ecco, questo processo di ripresa e di rinnamoramento, ecco, innanzitutto dei mazzaresi nei confronti della propria città, della propria amministrazione, del proprio sindaco, del proprio assessore, di tutti. Perché? Perché faremo le cose, perché saremo vicino alla gente, perché discuteremo con la gente, perché il nostro, non dico che faremo in streaming le riunioni di giunta in modo tale che tutti possano vedere, perché saremo trasparenti, perché noi verremo in televisione, perché noi apriremo le porte del comune, perché noi daremo questi segnali che la città cammina, perché ci sono delle buone regole che la fanno camminare, non perché c'è l'amico dell'amico che fa determinate cose, perché è una città che ha bisogno nuovamente di riprendere fiducia. Riprendere fiducia significa ridurre per esempio la tassazione laddove noi possiamo intervenire, significa far capire che per esempio è probabile, dico, ma ne sono abbastanza certo, ma ci metto questo condizionale, e che non abbiamo bisogno di tutti questi consulenti, è probabile che noi abbiamo in noi, ecco, le competenze per poter essere non autosufficienti, non è un problema di autosufficienza, ma è di valorizzazione di quello che abbiamo. Quindi io credo che già ce n'è tanta di quelle cose in questa semplice, come dire così, excursus che io sto facendo, che danno il senso del perché oggi siamo qui, del perché oggi ci impegniamo, del perché oggi e i partiti, i movimenti e gente comune, ecco, sta condividendo, ecco, questo percorso, perché c'è bisogno di ricominciare appunto a fare nuovamente buona amministrazione. Allora, sono state bocciate le province.
Quindi inizieranno i consorzi. La cosa che preoccupa è sapere che questi verranno, le persone che saranno lì, nominate. Quindi, per certi aspetti, da male in peggio, perché almeno quelli erano eletti, questi invece vengono nominati. E il ruolo del sindaco sarà importante e determinante. E cosa pensa su questo Vinogliano? Ma penso che ci dobbiamo, come dire, fare di necessità virtù, cioè dire un sindaco rappresentativo, un sindaco forte, ma forte non perché, che è l'espressione della gente, è chiaramente elemento fondamentale per controbilanciare queste nomine di cui hai fatto cenno. È così e ci dobbiamo adattare, quindi, ma noi siamo consapevoli, ecco, che nel momento in cui ci dovessimo trovare in quelle circostanze faremo valere le ragioni, ecco, del nostro territorio, sapremo dialogare, ci imporremo, anche perché Mazara ha dato troppo, ecco, io dico che Mazara ha dato troppo. Mazara ha chiesto sempre troppo poco per se stesso. Quello che noi oggi vediamo, la perdita di uffici importanti, e di oggi mi pare la perdita del giudice di pace. E perché? Perché Mazara si accontenta. Ecco, noi non ci possiamo accontentare, non ci vogliamo accontentare. Noi che abbiamo conquistato i mari, ecco, adesso non voglio fare il romantico, noi che abbiamo aperto mercati, noi che siamo stati, come dire, i paladini di un commercio davvero mondiale. Ora, è possibile che per noi non chiediamo nulla? Non è possibile. Ecco, noi dobbiamo chiedere il massimo rispetto. Noi sappiamo cosa chiedere, non è che dobbiamo andare a Palermo, a Roma, che ci devono dire, ecco, quello, ma noi sappiamo quello di cui abbiamo di bisogno. Abbiamo bisogno di una grande dignità, di una città che si rinnamori di se stessa, innanzitutto, che i mazzaresi capiscano che tutto parte da qui, e questi sono, a mio parere, degli elementi fondamentali. E questo ci permetteranno, nel consorzio, forti di questa e coscienti di questa forza, ci permetteranno di dire la nostra, di essere autorevoli, e quindi autorevoli. Ecco, questa è una parola che ma l'autorevolezza ti viene dalla storia della città, dalla storia delle persone che la rappresentano, ed ecco, io sono convinto che siamo autorevoli. E dall'amore per la propria città. E dall'amore. Credo che questo sia fondamentale, non l'amore per se stessi, ma proprio per la propria città. Così si riafferma la dignità di una comunità, che abbiamo perso in tantissimi settori, in tantissime occasioni. Per esempio la notizia di oggi della chiusura del nostro ufficio del giudice di pace nasce perché è una richiesta che arriva intanto fuori dai termini, perché la richiesta perché restasse qui questo ufficio arriva in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla legge. Io ricordo che è come se un avvocato si dimentica di fare appello. Sì, questo dal punto di vista proprio... Che è una cosa gravissima, perché tu, dimenticando di appellarti a quella cosa, significa che tu metti il cliente nelle condizioni di perdere la causa. Sì, ma al di là del merito, se la causa o meno fosse considerata... Ma questo parte, secondo me, da una disaffezione nei confronti della propria città, della propria comunità, perché tutto, secondo me, è da ricondurre anche a questo. Io ricordo che l'anno scorso è stata fatta in consiglio comunale, credo dal consigliere Ballatore, un'interrogazione proprio su questo, sulla paventata chiusura dell'ufficio del giudice di pace. A quell'interrogazione non è stata data nessuna risposta, e il risultato invece è stato questo: la risposta è stata data oggi dal ministro. D'altra parte, questo poco affetto e amore la vicenda dell'ospedale, dico, io lo so che tutti i candidati... No, non ne parlo adesso, veramente, sono io che glielo chiedo. Diciamo, bene fai, Patrizia, a chiederlo, bene farebbero gli altri a dare. Non è che è il frutto di una gestione degli ultimi 20 anni, cioè dire, non è un problema di una classe politica che ha abbandonato appunto Mazara, e ora la stessa classe politica viene a dirci che vuole cosa? Ma c'erano state molte opportunità per dimostrare che l'ospedale di Mazara era utile, non quando lo si è portato diciamo sull'orlo di una crisi di nervi, ecco. Quindi ci si doveva pensare un pochettino per tempo, e mi fa specie, ecco, che quelli che oggi dicono che vogliono fare, che sanno fare, che hanno fatto e via di seguito, che sono, a mio parere, i responsabili, ecco, di qualcuna di queste, in particolare dell'ospedale di Mazara. Quindi lei dice che questa amministrazione è stata un'amministrazione che ha navigato a vista, senza avere un progetto reale, senza portare a termine cose che
fondamentali per la città? E questo, diciamo, il dispiacere, più che l'accusa, diciamo proprio il senso di sconforto che vedo, di amarezza che vedo in lei? Sì, perché al di là di questi esempi che abbiamo fatto, che ho portato, io penso che tutti abbiamo anche ascoltato nella precedente campagna elettorale le grandi promesse e i progetti faraonici che il sindaco Cristaldi voleva portare avanti. La ferrovia, non la dobbiamo dimenticare, la spiaggia in città, la pulizia di Tonnarella per 365 giorni l'anno. Io ricordo perfettamente questa frase: i cittadini mazzaresi avranno la possibilità di passeggiare per la spiaggia di Tonnarella per tutti e 365 giorni. E invece noi non abbiamo visto neanche la pulizia normale durante il periodo estivo. Tonnarella è stata abbandonata da questa amministrazione. Ora si corre ai ripari, alla vigilia della campagna elettorale, corriamo ai ripari perché Tonnarella ha delle emergenze di cui ci si accorge soltanto dopo 5 anni di amministrazione. Ma secondo lei perché è successo questo? Da una persona che comunque ha una onorabilità, una rispettabilità da portare avanti, che comunque ha fatto politica da 30 anni se non di più, che ha ricoperto ruoli importanti e che quindi conosce, sa nomi, cose, fatti, eccetera. E perché? Ma proprio questo aveva fatto illudere tutti che effettivamente potesse essere facile per questo sindaco amministrare agevolmente la città. E perché forse amministrare è più difficile che fare politica a livello rappresentativo. Quando bisogna fare delle scelte, quando bisogna prendere delle decisioni, quando bisogna stare attenti alle esigenze dei cittadini, tutto diventa molto più complicato. E io ritengo che è stata fatta un'amministrazione. Allora, la domanda che adesso, scusi se la interrompo, ma che potrebbe venire dall'altra parte, no? Mi immedesimo nei cittadini. Allora lei come spiega che un altro sindaco lo potrebbe fare? E se è così complicato, se è così difficile? Guardi, io non è che dico che un altro sindaco possa immediatamente risolvere tutti i problemi che Mazara ha. Questo io penso che sia assolutamente utopistico e impossibile. Sarebbe semplicemente una bugia. Io non è che ripongo nel sindaco Bianco la certezza che lui immediatamente risolve tutti questi problemi. Però io ritengo che la capacità di ascoltare, di stare attenti alle esigenze dei cittadini, la non arroganza che tante volte invece è stata messa in atto dal nostro primo cittadino in tante occasioni, anche nel comune dialogo molto raro ma che è avvenuto con alcuni cittadini. E poi anche l'arroganza politica, per esempio, nella spesa pubblica che è stata diverse volte osteggiata, diverse volte criticata dall'opposizione, i consulenti, gli esperti, di cui molto probabilmente... Voi spendete 20.000 euro al mese per gli esperti, tra 15 e 20.000? Esattamente, sì. Mi sembra una somma eccessiva per una città così piccola e che poi ha il maggior numero di tassazione, cioè il più elevato di tutta la provincia. Sì, perché noi non dobbiamo dimenticare quando il sindaco ha nominato, non l'ultimo, il penultimo esperto, ha fatto l'ingegnere? L'ingegnere, il precedente, il ragioniere. Ha praticamente fatto la determina sindacale di nomina dell'esperto e contemporaneamente la determina sindacale per aumentare il canone idrico, cioè
quindi una tassazione alla quale è sottoposta la cittadinanza nazarese, noi abbiamo... Per pagare l'esperto, lei suppone? Non è che per pagare l'esperto, ma sicuramente c'è nel calderone anche quello. Per cui io dico, non è che i problemi dal punto di vista economico ci sono, perché effettivamente i tagli sono stati fatti a livello statale, a livello regionale, quindi minori introiti per il comune, però alla fine se c'è da fare sacrifici li facciamo tutti. Io non posso pensare che un sindaco che impone la maggiore aliquota di tassazione sulla IRPEF, sulla cittadinanza, poi va a nominare gli esperti che praticamente incidono sul bilancio comunale. La domanda è se questi esperti portassero un valore aggiunto, nel senso che faccio un discorso aziendale, se io spendo 100 per avere 500, allora ho fatto un investimento, se io spendo 100 per non avere niente, anzi per dover creare un disagio, ho fatto un disinvestimento e sicuramente un dramma per la mia azienda. Il problema sta, questi esperti hanno realizzato qualcosa o no? Non lo sappiamo, abbiamo sempre chiesto di sapere. Quindi non lo sanno i cittadini, ma la cosa più grave non lo sanno i consiglieri comunali. Ma guardi, se io fossi stata per diverso tempo criticata per la nomina degli esperti, io sindaco, io avrei immediatamente dato delle risposte ai miei non cittadini. Io avrei detto, sì, vero, paghiamo gli esperti. Però gli esperti hanno contribuito a far crescere quella città per questo, quello. Invece noi non abbiamo mai saputo qual è stato il lavoro degli esperti. Non c'è stato, come dici giustamente tu, né è stato reso noto ai cittadini, ma neanche ai consiglieri comunali. Noi non abbiamo mai, del resto le relazioni del sindaco, la relazione del sindaco che dovrebbe arrivare in consiglio comunale semestralmente, praticamente ne abbiamo ascoltato due soltanto in 5 anni. Quindi alla fine questo è quello che abbiamo saputo, abbiamo ottenuto. Quindi ecco perché. Giusto, gli esperti, io ho difeso inizialmente la presenza degli esperti all'inizio della consigliatura, perché facevo questo ragionamento, ma se gli esperti sono un valore aggiunto, che ben vengano, ma non lo sappiamo se lo sono stati. Bene, allora per concludere chiediamo al candidato sindaco Pino Bianco, che vi ricordo che per votarlo dovete mettere la X sopra il suo nome, perché altrimenti il voto non gli va direttamente quando voterete, quando anche un consigliere, per esempio se voi votate consigliere comunale Valeria Alestra, non è che va direttamente poi al sindaco, quindi dovete votare lei e dovete votare il sindaco, lo dico così imparate come si vota, visto che è cambiato, vale per me, vale per tutti, insomma dobbiamo cambiare anche il modo di votare. E un appello, ecco, che possiamo dire al cittadino per dire perché vale la pena scegliere il dottore Bianco? Ma l'appello è votateci innanzitutto, cioè dateci fiducia. Dateci fiducia, fateci provare e noi sono sicuro daremo le risposte di cui abbiamo tutte, dico non tutto, è ovvio che noi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma che sicuramente noi saremo vicini alla gente, che noi spiegheremo il perché, che sulle scelte importanti che riguardano la città chiederemo parere alla gente, cioè dire io penso che indipendentemente noi siamo qui pro tempore e quando ci sono delle scelte durante questo nostro essere pro tempore che possono riguardare anche le generazioni future, io credo che noi abbiamo il dovere, ecco, di sentire, di ascoltare e di non pensare sul perché in quel momento siamo noi a gestire, ecco, che possiamo fare tutto. Io vi prometto che, e questa è una promessa, ecco, ma non è un voto di scambio, che vi coinvolgerò, io vi coinvolgerò tutti, e con tutti i modi, oggi ci sono 1000 modi per poter essere vicini, perché lo ripeto, l'ho detto fin dalla prima volta e non mi stancherò mai di dirlo, io questa città la vorrei cambiare con voi, non per voi, non per me, soltanto con voi. L'ultima domanda. E molto spesso i sindaci si dimenticano della stampa e poi si arrabbiano quando la stampa si ricorda di loro, nel senso che gli stanno addosso e gli dicono tutte le cose che non sono andate bene o che non stanno andando bene. Avere invece un rapporto con la stampa che possa essere di collaborazione,
che non è una collaborazione, così dice, di amicizia, ma è la capacità di poter dire attraverso la stampa, io esprimo il mio pensiero e spiego le ragioni prima che la stampa mi critica del perché e del per come, anche questo potrebbe essere un'innovazione. Ma Patrizia, ognuno deve fare il suo mestiere, e io voglio amministrare, voi dovete scrivere, voi dovete criticare, noi abbiamo il dovere di essere chiari, abbiamo il dovere di far capire il perché di determinate scelte, il perché di determinate, di tutto, e quindi mettere voi nelle condizioni di poter esprimere poi un giudizio, che noi faremo tesoro di questo giudizio, cioè non si può avere l'arroganza di dire i giornalisti dicono no, assolutamente. Quindi ognuno faccia il suo mestiere, però che lo faccia nell'onestà intellettuale di ognuno di noi. Bene, allora noi salutiamo la consigliera comunale dell'UDC che, come vi ho già detto in apertura, con tutto il partito portano avanti la candidatura del dottore Pino Bianco, che è candidato nel Partito Democratico, quindi insieme al Partito Democratico e alle liste civiche che lo sostengono per questa sindacatura. Quindi un'ampia coalizione, ecco, per questa sindacatura. Il dottore Pino Bianco è candidato da una coalizione vasta che investe. Non ci sono steccati, non c'è nulla, è semplicemente una voglia da parte di tanta gente, partiti e non, di portare avanti questo ragionamento. Beh, quindi concludiamo qui la trasmissione e vi ricordiamo appunto che in campagna elettorale ricordatevi di votare in modo libero. Grazie alla dottoressa Valeria Alestra e al dottore Pino Bianco, a voi tutti per l'ascolto. Buonasera. Grazie. Buonasera. Lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?